Benvenuti a Terra Madre, si parla di birre artigianali con birrificio San Michele, un birrificio in provincia di Torino, proprio sotto la Sagra di San Michele, come dice il vostro nome. Siamo qui con Bruno. Cosa significa per voi essere maestri del gusto? Ma diciamo che essere maestri del gusto in questi anni ha significato, diciamo, appartenere a una comunità, avere una certa visibilità, poter essere anche informati su innovazioni, su iniziative, su tante cose, voglio dire. Porto l'ultimo esempio: noi siamo stati coinvolti in un evento che si chiama Play with Food, che, diciamo, ci ha visto in qualche modo compartecipi a un'iniziativa molto particolare, dove vedeva uno spettacolo dove c'era anche il cibo in mezzo allo spettacolo, e tra l'altro le nostre birre, ovviamente, e questo sicuramente ci ha permesso di avere maggiore visibilità, fondamentalmente. Se io ti dovessi chiedere cosa significa produrre birra artigianale in provincia di Torino nel 2024? Allora, è una domanda difficilissima. Sicuramente ti risponderei: è molto complicato. Molto complicato perché il contesto, sicuramente competitivo, è diventato sempre più importante. La cura per l'ambiente è diventato sempre un must, perché ci vede coinvolti in dei progetti molto importanti di innovazione, rinnovamento tecnologico. Noi, considerate, facciamo la birra col sole adesso. Abbiamo messo in piedi un sistema fotovoltaico che ci consente di avere buona parte dell'energia che ci serve attraverso il sole, e questo significa sforzi importanti, investimenti continui in un contesto, quello che della birra artigianale, come competitor noi abbiamo le multinazionali che scimmiottano la birra artigianale con le industrial craft, come le chiamano, e questo naturalmente ci complica un po' tutto il nostro lavoro. Grazie al fatto di essere maestri e in qualche modo essere partecipi di questa comunità, ci dà quel minimo di respiro anche per poter fare cose che da soli faremo fatica a fare. Grazie mille e buona Terra Madre. Grazie.